Va bene, allora buonasera a tutti e tutte, ringrazio ovviamente tutti i presenti, ringrazio la libreria Feltrinelli per questo locale che ha messo a disposizione. Io sono molto contenta, lieta di presentare, di aprire questo incontro per conto del Centro Culturale La Città Futura, di presentazione del libro di Ruggero Giacomini, Gramsci e il Giudice. Questa è una seconda edizione, la prima è uscita nel 2014, sempre per l'editore Castelvecchi, e questa edizione è, diciamo, riveduta e ampliata anche nella parte tipografica, nella copertina. Ruggero Giacomini è uno scrittore, giornalista e storico conosciuto e riconosciuto per i suoi lavori, tanti su Antonio Gramsci, ma anche per i lavori, e profondo conoscitore anche della storia del movimento di liberazione, in particolare nelle Marche, ha scritto Ribelli e Partigiani e anche per i tanti lavori su Gramsci. Quest'anno, 2017, ricorre l'80° anniversario della morte di Gramsci, quindi questo libro cade anche a pennello. Ad Ancona, in città, ci sono state diverse iniziative dell'Istituto Gramsci in collaborazione anche con il Gulliver. Questo libro tratta una questione molto particolare e poco anche indagata, invece dirimente. Ed è il ruolo che ha avuto il giudice istruttore del Tribunale Militare di Milano, Enrico Macis, che firma il mandato di cattura di Antonio Gramsci. Seppure ricco di tante, diciamo, riferimenti tipici della ricerca storica, il racconto comunque si svolge fluido, intrecciato con la vita in prigione di Gramsci e il suo rapporto con la moglie, con la cognata, con il partito, con l'URSS, con l'Internazionale. Ma lascio, diciamo, volentieri la parola a chi presenta veramente il libro, il professor Antonio Di Stasi, docente di diritto del lavoro all'Università Politecnica delle Marche e naturalmente appassionato di Gramsci. Glielo lascio volentieri. Grazie per l'invito. Io con gran piacere partecipo a questa riflessione, che deve essere una riflessione collettiva, e quindi mi aspetto anche di ascoltare da voi suggestioni, interventi, per poi fare dei ragionamenti ulteriori. Beh, io quando ho in mano il prodotto libro, la prima cosa che guardo è l'autore, perché il nome dell'autore è garanzia già di qualità del contenuto del prodotto. E penso che Ruggero Giacomini sia una garanzia. Perché? Perché è uno studioso, uno storico vero, sia perché non si improvvisa, ha un cursus studiorum lunghissimo, impegnato su temi tra loro collegati, studioso della resistenza, dei movimenti politici e quindi anche o prima ancora di Gramsci. E dunque il fatto che il libro sia il figlio di Ruggero Giacomini è già per questo indice di grande qualità e serietà. E per dirla con le parole di Gramsci, lo studio è un mestiere e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio anche nervoso muscolare, oltre che intellettuale.
è un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, il dolore e la noia. E allora, vedendo la mole del libro di Ruggero, voi capite che dietro ci sono tutte queste cose, cioè sforzo, dolore, anche noia nel riprendere, nel rileggere, nel verificare tutti i passaggi. Ma che cosa ha di più rispetto a queste condizioni? Ha la passione. Dietro ogni riga c'è trasuda passione. La passione quindi di una persona seria, uno studioso serio, uno storico che sta sulle fonti, che non cerca scorciatoie e che però la passione lo porta anche a raggiungere un risultato importante dal punto di vista storiografico, e cioè quel che la propaganda o alcuni storici hanno voluto far passare, cioè che Gramsci fosse stato abbandonato, tradito dal suo partito, e questo per spingerlo a capitolare, a chiedere la grazia, non è vero. E quindi questo è un risultato importante che va sommamente valorizzato. Dunque, ottimo l'autore, ottimo anche il prodotto, che è un prodotto, ora inizio a parlare del libro, che ricostruisce in modo minuzioso. Anche qui qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma troppo pedante. No, perché secondo l'insegnamento di Gramsci le scorciatoie non sono utili, non servono. Bisogna invece scegliere di stare sui libri con fatica, con sforzo, con dolore, e solo così si riesce ad avere un buon successo, un buon prodotto. Ecco dunque che la dovizia di particolari, il seguire un filo del discorso e arrivare a una conclusione e poi riprenderlo da un'altra angolazione, non è un elemento negativo, ma è un elemento positivo, perché porta a riprova le conclusioni che si sono raggiunte seguendo un certo filone, un po' come quando all'elementare si faceva la prova del 9. Ecco, questa prova del 9 è ripetuta per affermare, io direi con scientificità e certezza, che la tesi secondo cui si vorrebbe mettere in cattiva luce il Partito Comunista e anche lo stesso Gramsci è una tesi sbagliata. Il tema, il titolo e il tema più in generale è quello del giudice e il prigioniero. È un rapporto questo tra giudice e prigioniero che noi qui l'abbiamo vivisezionato, e però lo viviamo quotidianamente, e che risponde quasi sempre allo stesso cliché, soprattutto con riferimento ai prigionieri o reati che sono politici, ma a cui si nega la veste o la dignità di reato politico. Per cui a un certo punto il Duce, di fronte alle proteste internazionali sul trattamento di Gramsci, sulla sua reclusione, sul fatto che non veniva curato, che cosa risponde Mussolini? Io sono impotente di fronte alla legge, cioè sostenendo che la giurisdizione, il giudice, è autonomo e indipendente dall'esecutivo, in qualità di capo del governo. E aggiungeva: Gramsci non è un prigioniero politico, ma un delinquente comune che preparava in segreto un complotto. Sì, un complotto contro la monarchia.
Allora, voi capite che queste parole, la storia, no? insegna soprattutto per il presente, queste parole sono parole che noi abbiamo sentito riecheggiare anche recentemente, per esempio con la richiesta dell'estradizione di un condannato in Italia dal Brasile, Battisti, il quale per i nostri politici non è un stato condannato per reati che comunque hanno una loro ragione o motivazione politica, ma è un delinquente comune. E così noi le ritroviamo queste affermazioni anche andando a vedere la storia delle inchieste giudiziarie e anche delle persecuzioni con riferimento alla grande avanzata e lotte popolari degli anni 70 e 80. Non so chi di voi ricorda la vicenda del 7 aprile, cioè quando il 7 aprile venne fatta una retata in tutta Italia per quelli che venivano di fatto perseguitati per ragioni politiche. Poi molti di questi furono dalla stessa magistratura assolti, e che però anche lì riecheggiava dietro l'idea che il magistrato non persegue per le ragioni politiche, ma per ragioni, diciamo, che riguardano il comune, e cioè i delitti comuni. E quindi un libro utile anche per ragionare sul presente o sul passato più prossimo. Non a caso tutta quella vicenda degli anni 70, dell'insorgenza armata, non si è voluta concludere con un'amnistia, perché l'amnistia avrebbe significato il riconoscimento politico della commissione anche di reati o di persone condannate con grado di con sentenze passate in giudicato. L'altro tema pure che riecheggia e che viene trattato nel libro è quello della grazia, della richiesta di grazia. E cioè, che cos'è la richiesta di grazia? Io alla fine riconosco, io condannato, riconosco di aver sbagliato e chiedo pietà, chiedo la grazia, chiedo di poter essere graziato. E questo è anche il tentativo che viene fatto nei confronti di Gramsci, il quale però ovviamente si rifiuta, anzi si batte perché ciò non venga richiesta nemmeno dai parenti. Tenete sempre presente, qui viene ricordato che anche per Pertini si pose la stessa questione, e cioè la madre di Pertini, mentre era recluso a Pianosa, sull'isola di Pianosa, chiese la grazia per il figlio scrisse due frasi, non di più, ma scolpite, e che devono restare scolpite nel cuore e nella mente di tutti coloro che con passione fanno politica, al quale disse: rinnego la richiesta di grazia che mi ferisce profondamente, mai e poi mai aderirò a un'ipotesi del genere, perché io sono un prigioniero politico e mi vanto di scontare la reclusione in questo carcere per ragioni nobili, che sono appunto le ragioni politiche. Ovviamente nella realtà, nella società, c'è chi ha il potere e chi ha le idee nobili e politiche. Chi ha il potere detiene, lo esercita questo potere. Abbiamo visto nella lettura dell'articolo di Mussolini, in cui lo considera delinquente comune a Gramsci, un altro ancora tema,
ne sto elencando diversi, ma così voglio legare la storia, il grande lavoro che ha fatto Ruggero con l'attualità e anche con esempi che possono essere a noi vicini. L'altro tema qual è? È l'indipendenza della magistratura. Allora, il magistrato è indipendente? Io direi mai, però deve apparirlo, deve apparire tale, deve essere, deve sembrare indipendente. Non lo era indipendente all'epoca, perché tanto vabbè era una, diciamo, una giurisdizione militare, tribunale militare, ma non lo sarebbe stato nemmeno se fosse stato tribunale ordinario. Ma la cosa interessante è anche qui e ora indipendente la magistratura. Uno potrebbe essere portato a dire sì, nel senso che per esempio la separazione delle carriere, cioè porre i magistrati inquirenti, dei procuratori della Repubblica alle strette, sotto le dirette dipendenze del governo, dell'esecutivo, un tentativo respinto, chi esercita l'azione penale, procuratore, è comunque un magistrato come tutti gli altri, come tutti i magistrati ha delle guarentigie, delle tutele, delle garanzie. Però se questo è vero, noi dobbiamo anche andare a capire, a cercare di capire quali sono gli aspetti culturali che influenzano la magistratura, i meccanismi di controllo e di progressione e prima ancora l'accesso alla magistratura. E io penso che ancora troppo la magistratura, anche qui e oggi, sia sottoposta ad influenze e interventi da parte di chi detiene l'altro potere. Certo, il potere giudiziario è uno dei poteri, però, che sulla carta è equiparata agli altri, però c'è quel però per cui chi esercita l'altro potere, che il più delle volte è chi è a capo e controlla il governo, ha ancora oggi una forza importante nel determinare l'andamento della giustizia. E così voi vi ritrovate dei reati tipici dei colletti bianchi che non vengono perseguiti o vanno in prescrizione, e vi trovate invece dei reati molto più tenui dal punto di vista del danno prodotto, ma che vengono presentati anche ad opera di altri poteri, il quarto potere, ad esempio la stampa, l'informazione, come la peste bubbonica, che invece vengono, io direi, perseguitati e anche condannati. E così, sempre per fare questo passaggio dal passato all'oggi, io vedo che coloro che non hanno una capacità economica minima sono quelli che riempiono le galere. E vedo anche che coloro che esprimono da un punto di vista politico radicalità e attivismo vengono condannati e messi in carcere, e anche localmente ne abbiamo avuto un esempio con riferimento a persone generose che si sono battute per l'antifascismo militante, che si sono battute per dare un tetto a chi il tetto non è in grado di trovarlo, e a protestare contro chi con soprusi ha sgomberato
case che non erano utilizzate e che appunto servivano a coprire la testa dalle intemperie le persone che non l'avevano. Dunque, ecco, il lavoro storico è un lavoro importante per affermare la verità, ma io credo che questo libro di Ruggero serva anche per darci degli strumenti per capire l'oggi e i meccanismi che vi sono tra potere giudiziario in concreto, persecuzione di chi rivendica dei diritti o segue determinate ideologie, professa determinate ideologie, e credo che oggi, come allora, il rischio che ci siano forzature, limitazioni della libertà in senso ampio, sotto tutti i profili, quindi della libertà personale, della libertà di pensiero, della libertà di proprio fisica, sono molto, molto elevate. Quindi la riflessione del passato deve essere oggi utilizzata anche per avere categorie di analisi del presente e per riuscire a sviluppare percorsi logico-culturali e politici che possano evitare che si ripetano situazioni come quelle vissute da Gramsci. Io potrei anche continuare, però mi sembra giusto, per voler anche rispettare la premessa, che il nostro incontro sia anche un incontro a più voci e quindi ci siano magari altre riflessioni che a loro volta possono stimolare contributi da parte mia e poi, non lo so, se da parte dell'autore subito o in conclusione da parte dell'autore. Se ci sono interventi, evidentemente, se no... Penso che sia anche su questo importante riflessione di... Sì. Importante riflessione di Antonio Di Stasi, che faceva questo parallelismo fra ieri e oggi. Io credo che su questo l'autore possa intervenire e poi vediamo che domande ci sono. Ma io volevo dire qualcosa su questa nuova edizione, no? Perché alcuni di voi magari hanno già letto il libro precedente. Come è nata quindi questa nuova edizione? Che in qualche modo aggiorna e arricchisce anche l'informazione. Il libro, che ringrazio intanto Loretta, Antonio e tutti voi, praticamente tratta, ricostruisce, credo in maniera abbastanza esaustiva, tutta quella parte della vita di Gramsci che è il carcere, partendo anche dal periodo precedente il carcere, cioè una gran parte della vita, diciamo, di Gramsci. Generalmente i biografi, quando trattano questo periodo, affrontano il pensiero dei quaderni del carcere, ma nel mio libro si tratta proprio la vita concreta che fa il carcerato. Cioè, sono lunghi anni trascorsi da prigioniero in varie condizioni che vengono documentate, no? Anche perché è stato un periodo in cui si parlava della villeggiatura, del carcere per finta, insomma, che la condizione dei prigionieri sotto il fascismo era una cosa, diciamo, l'acqua di rose e così via. E Gramsci in realtà, e qui viene documentato, è sottoposto a uno stillicidio di tortura continua, no? Una tortura, diciamo, proprio spinta per indurlo a chiedere la grazia. Fatto bene Antonio a ricordare Sandro Pertini, che poi è stato il nostro Presidente della Repubblica. Gramsci muore prigioniero, Pertini diventa Presidente della Repubblica, ma si sono trovati
da prigionieri del fascismo di fronte allo stesso problema, di fronte alle stesse pressioni per indurli a chiedere la grazia. Che significa la grazia? È la resa per un combattente politico, diciamo. È la resa a discrezione, cioè ti rimetti nelle mani del nemico che se vuole ti può risparmiare, diciamo, delle conseguenze e così via. Cioè l'uscita dalla lotta, c'era chi la chiedeva, appunto usciva dalla lotta e finiva il suo impegno politico. Questo si voleva anche da Gramsci e questo non si è ottenuto, si voleva da Pertini ma non si è ottenuto, e questi sono persone, diciamo, degne, con una forte, un forte senso morale. Ora, questo libro è uscito e ha avuto un successo editoriale, diciamo, per l'editore, non per l'autore, naturalmente. E quest'anno è l'anno gramsciano, come ricordava Loretta, e quindi è nata l'esigenza, l'idea di aggiornare questo libro perché potesse, diciamo, allargare anche la diffusione. Nel frattempo sono uscite nuove documentazioni. Io ritengo, diciamo, sono la scuola che un autore che affronta un argomento deve fare i conti con tutta la bibliografia che è uscita su quell'argomento, cioè non si può ignorare, diciamo, qualcosa che è stato scritto e magari diciamo scrivere delle cose sbagliate. Quindi non solo i documenti, diciamo, dagli archivi, tutti gli archivi disponibili, ma anche il confronto con la bibliografia. E nel frattempo è uscita della bibliografia che ovviamente poneva elementi di confronto che non hanno stravolto o modificato, diciamo, l'impianto e l'informazione, l'hanno arricchita. Però per esempio è venuto fuori un nuovo personaggio, tra l'altro un altro anconetano, un altro personaggio, diciamo, di questi personaggi ambigui che ruotano nella sottopolitica, un anarchico, fra l'altro il mondo è anche piccolo e si intrecciano ricostruzioni di storie anche diverse, no? Io ho fatto una storia della rivolta dei bersaglieri in Ancona del 1920, di cui si tramandava la memoria ma che non era stata mai ricostruita. E uno dei condannati per questa rivolta, che poi è un anarchico condannato anche pesantemente, che si pone al servizio della polizia per riscattare questa condanna, viene mandato come spia in Unione Sovietica. In Unione Sovietica, questa è una cosa anche curiosa, anche interessante, si chiamava Pietrini, Petrini o Pietrini, insomma, ricorrono nei documenti entrambi i nomi. E i russi, che avevano anche un servizio di informazione, diciamo, discreto, si accorgono presto che questo è una spia. Lo seguono, vedono gli incontri che lui fa con il funzionario dell'ambasciata d'Italia, che fa incontri periodici che facevano in un bosco intorno di Mosca. Non li prendono sul fatto, perché non aveva interesse l'Unione Sovietica a rompere le relazioni con l'Italia, già, diciamo, aveva problemi di isolamento internazionale e quindi non volevano entrare in questo tipo di polemiche. Però senza, diciamo, arrestare sul fatto il funzionario dell'ambasciata d'Italia, lui lo prendono, lo condannano e così via. Da notare che diciamo, dopo un certo tempo, per un certo riguardo, la pena viene commutata in un confino, in questo confino russo che secondo gli storici sarebbe terribile. Lui scrive a mezzo mondo, tempesta di lettere dappertutto, c'è una campagna, solleva una campagna internazionale a suo favore come un perseguitato, e alla fine, diciamo, poi viene liberato, cioè viene rimandato in Italia. In Italia il fascismo, visto che lui aveva svolto la sua funzione, lo fanno riprocessare e liberare dalla condanna che aveva avuto, insomma, e ritorna in libero.
Ora, tra parentesi, negli anni 80, questa è una riflessione anche interessante, quando in Russia è nata, diciamo, è cominciata la controrivoluzione, no? Che avrebbe abbattuto le conquiste socialiste, e c'è stata una ridiscussione profonda del passato e tutti questi condannati, ma senza un'analisi effettiva, diciamo, delle istruttorie e dei documenti, sono stati riabilitati come innocenti, come perseguitati innocenti, tra cui questo Pietrini, diciamo, che invece c'è una ricchissima documentazione che dimostra il ruolo spionistico. Ebbene, che c'entra con Gramsci? C'entra perché a un certo punto Mussolini si interessa personalmente per farlo liberare, no? Si interessa personalmente per farlo liberare e l'ambasciatore a Mosca si interessa con i colleghi sovietici e questi dice sì, facciamo uno scambio con voi tenete in carcere un prigioniero che è il marito di una sovietica e padre di cittadini sovietici, quindi diciamo noi liberiamo questo, quindi uno scambio che per l'ambasciatore è una cosa fattibile, una cosa diciamo anche semplice da risolvere, e quindi si apre anche questa prospettiva della libertà di Gramsci. Se non che quando arriva sul tavolo di Mussolini questa offerta, lui mette il veto, no, cioè non vuole assolutamente che Gramsci possa essere libero. Ecco, è un altro dei documenti del fatto che chi ha impedito la liberazione di Gramsci, carcerato, non è stato né il Partito Comunista né l'Unione Sovietica, ma è Mussolini, che considerando Gramsci come il maggiore oppositore, la testa, il cervello, l'organizzatore possibile, diciamo, come pericoloso per lui una volta tornato in libertà, non cede e non lo vuole libero. Non lo vuole libero, accetta di renderlo libero solo a una condizione, cioè che chieda la grazia, cioè esca dalla lotta politica. Cosa a prezzo che Gramsci non è in condizioni di pagare. Ecco, questo è un elemento, diciamo, di arricchimento. C'è da aggiungere, diciamo, a quello che qui è stato detto, che pur essendo sicuramente la magistratura sempre condizionata dal contesto, perché ognuno di noi, cioè chi dice che non ha idee politiche, che non ha influenze politiche, mente fondamentalmente. Il problema è riconoscerle apertamente e sul piano scientifico non farsi condizionare, nel senso di non farsi non omettere la verità per questa ragione qui, insomma, non dire il falso, questo è il rigore scientifico, ma è scientificamente necessario e utile anche riconoscere le proprie influenze che ognuno ha. Quello che dice che non ha diciamo influenze politiche, in realtà o non se ne rende conto o mente, no? Quindi questo è nel contesto. Però nel caso del fascismo c'è qualcosa di più, cioè c'è la creazione di una magistratura speciale, che è il tribunale speciale per i processi politici. Che cos'è il tribunale speciale? È un'istituzione dei militari, la magistratura militare, che dipende dal ministro della guerra. Il ministro della guerra è Mussolini, che oltre ad essere capo del governo è anche ministro della guerra, ministro degli interni, che quindi governa strettamente, diciamo, accentra su di sé molti di questi poteri, dispone quello che devono fare i militari, che sono subordinati naturalmente secondo le gerarchie militari. E qui nasce, diciamo, l'organizzazione del processo, che deve apparire neutrale. Questo giudice cerca in qualche modo di legittimare il tribunale speciale, mostrandosi come un vecchio giudice liberale, indipendente dalla magistratura, ma in realtà è uno che segue con precisione i suoi
i compiti, organizza tutta l'istruttoria e quindi praticamente scrive la sentenza, che alla fine poi quando si andrà a processo non faranno che ricopiare, diciamo, nella sentenza quello che già era nel rinvio a giudizio, diciamo, quello che era il risultato nell'istruttoria. E questo personaggio, che prima del libro mio era considerato una specie di santo, perché l'immagine che circolava nella storiografia era l'immagine che lui era riuscito a dare di sé a Gramsci, che Gramsci ne parla bene nelle lettere, perché era riuscito, Gramsci era stato ingannato. Questo giudice, quindi tutti avevano ricopiato questo e presentato come un santo, viene per la prima volta, diciamo, analizzato per quello che realmente era. Cioè le domande e le cose che Gramsci diceva di lui, cioè che lui diceva Gramsci, vengono verificate, cosa che nessuno aveva fatto prima. E questo personaggio viene, diciamo, biografato. Che cosa ha fatto nella vita, cosa faceva. Gramsci temeva che avesse avuto noie nella sua carriera perché si era comportato bene con i prigionieri. In realtà si era comportato così bene che viene encomiato e, diciamo, premiato con avanzamenti di carriera. Sarà poi, dopo che le vicende con Gramsci si separeranno, sarà un giudice militare, diciamo, di rilievo, presente nelle spedizioni coloniali in Africa, e poi sarà anche incaricato di organizzare il tribunale militare di Lubiana quando nel 41 l'Italia e la Germania attaccano la Jugoslavia. La Jugoslavia viene smembrata, la Slovenia viene spartita tra la Germania e l'Italia e viene costituita la provincia di Lubiana. Nella provincia di Lubiana viene istituito un tribunale militare contro i partigiani jugoslavi che cominciano già subito la resistenza, e lui si distingue nell'organizzazione di questi tribunali militari per una linea di feroce repressione, tanto è vero che poi risulta nell'elenco dei criminali di guerra di cui la Jugoslavia richiederà a guerra conclusa la consegna per poterlo processare. Tra l'altro questo era un impegno che le grandi potenze avevano preso durante la guerra, che i criminali di guerra sarebbero stati processati nei luoghi dove avevano commesso i loro crimini. Questo era un impegno preso che però viene disatteso. Noi sappiamo che i criminali di guerra tedeschi che hanno operato in Italia non sono stati processati, veramente l'Italia neanche li ha richiesti in questo caso qui. La Jugoslavia li ha richiesti ma non li ha ottenuti, quindi, diciamo, questo è stato poi, ma questo fa parte della storia del dopoguerra. Questo per dire però che questo giudice, nel frattempo, tra la prima e la seconda edizione sono continuati a uscire dei libri in cui questo giudice è stato presentato ancora come un santo, cioè ignorando, diciamo, anche le ricerche. E questo è un metodo criticabile, diciamo, di chi scrive su un argomento senza documentarsi sulla bibliografia che nel frattempo è esistita, però, diciamo, si continua così via. Sempre, naturalmente meno quest'anno gramsciano è uscita meno, diciamo, letteratura spazzatura, come ce n'è stata tantissima, però è una lotta anche sul piano della storiografia, c'è una lotta, diciamo, per affermare delle verità, perché spesso anche storici importanti e per altri versi bravi su altri argomenti si fanno condizionare dai loro pregiudizi e ritengono che dai pregiudizi siano delle verità. E quindi qui anche il metodo, certo, ci vuole la passione, ma i grandi storici avevano tutte delle passioni che ammettevano e che spinge, diciamo, a ricostruire le cose, ecco. Quindi possiamo passare alla discussione, ecco. Bene, domande, curiosità, riflessioni?